Arriva il premio Ovidio a impreziosire le celebrazioni per il millenario della morte del sommo poeta. L'idea è dell'Istituto Istruzione Superiore Ovidio. L'idea di istituire un premio, spiega il dirigente scolastico Caterina Fantauzzi, è nata dall'esigenza di offrire un riconoscimento a chi nel corso dell'anno metterà a disposizione della scuola e della città la propria professionalità e il proprio talento per far conoscere ai giovani la poesia di Ovidio in Italia e all'estero. Il premio riguarda principalmente due categorie, teatro e arti figurative, ma sarà rivolto anche a personalità di spicco del mondo della cultura che nel corso del 2017 si saranno distinte per il contributo offerto alla diffusione e alla promozione dell'opera ovidiana. Il premio consiste in una targa bidimensionale realizzata in argento nel laboratorio di oreficeria del liceo artistico Gentile Mazzara e sarà conferito da una commissione già individuata, presieduta dal presidente del comitato organizzativo di Ovidio 2017 del comune di Sulmona, Raffaele Giannantonio.